Quindi iniziamo, 5 mosse per creare una pubblicità acchiappa clienti. Allora, prima di tutto è importante chiarire un paio di punti. Questa frase qui io vi invito a salvarla e a rifletterci, perché vi renderete conto che tutto il marketing, il visual, eccetera eccetera, gira intorno a questa frase, no? Cioè la vendita è uno scambio di emozioni. Eh sì. Che significa che se la vostra pubblicità, i vostri contenuti, le vostre stories, i vostri reels riescono a innescare nel cliente qualche emozione, beh, sicuramente l'apertura, l'interazione sarà sempre più alta. E perché vi serve questo? Perché ogni volta che magari caricate un contenuto potete chiedervi, no? Sta veramente generando qualche emozione? E non intendo solo felicità, soprattutto nel marketing si parla anche di qualche necessità, qualche bisogno, esigenza, certo, qualche problema, no? Anche noi stessi in questa diretta stiamo utilizzando in qualche modo l'emozione di coloro che vogliono imparare a fare delle pubblicità efficaci. Certo, quindi, certo, in qualche modo un dolore, no? Perché magari in questo momento sto caricando delle pubblicità o devo fare una campagna, sì, pubblicitaria che non hanno molto effetto, e quindi voglio capire effettivamente come faccio a creare delle pubblicità che siano efficaci per il mio pubblico. Esatto, mi rendo conto quindi che non ho tutta l'informazione a portata di mano, e quindi dico, ma una occhiata a questa diretta gliela do, no? Insomma, qualcuno diceva, sono pronta per prendere appunti. Appunti. Perché? Perché stiamo, cioè, conoscendo questo principio, cerchiamo anche noi stessi di fare questa cosa con voi, no? Perché funziona, ragazzi. Noi quello che vi passiamo sono cose che facciamo anche noi con voi. Secondo punto, hai solo 4 secondi per convincere. Questi 4 secondi è uno studio che hanno fatto in Canada, dove hanno proprio dimostrato che in questo momento, in realtà meno si dice, però in questo momento sui social media le persone danno retta per un massimo di 4 secondi a una pubblicità, anche se conoscono il brand, anche se conoscono, sì, il negoziante. Che significa che se non sono in grado di, in questi primi 4 secondi, di dire al mio cliente qualcosa che veramente gli può interessare, no? Sì. O gli do un motivo per, lo perdiamo. Di attrarre l'attenzione. E questo potete comprenderlo anche voi se vi pensate come clienti o meglio come fruitori dei social, nel senso che nel momento in cui avete il cellulare in mano, lo smartphone, e scrollate, perché è proprio il gesto di scrollo che fa sì che l'attenzione sia molto bassa e che questi 4 secondi siano decisivi per far sì che il cliente non vi scrolli ma si fermi a guardare e a leggere che cosa avete di importante da dirgli. Ogni giorno quando create una pubblicità dovete proprio pensare a questo, che la velocità con cui si scrolla il feed di un cliente fa sì che l'attenzione sia molto bassa. Dobbiamo assolutamente attrarre l'attenzione del nostro cliente. E il terzo punto, il come è più importante del cosa. Cioè a livello di pubblicità, di comunicazione persuasiva, vi renderete conto che al di là del prodotto che vendete, al di là della qualità, dei tessuti, di tutti i pro insomma che possono avere i vostri prodotti, sì, quando parliamo di pubblicità conta di più il come strutturate il messaggio rispetto al prodotto in sé. Può sembrare, sì, squalificante, ma è proprio così. Ricordiamoci che le persone attraverso i social non possono verificare fisicamente che cosa vendiamo, certo, ma possono, diciamo, limitarsi a crearsi un'opinione secondo l'informazione che noi gli diamo. Sì, pensate che più che dequalificare il cosa, il come ci serve a come angolo di entrata, insomma. Sì, a far meglio comprendere che cosa vogliamo passare come messaggio. Ecco che qui diventa veramente comprensibile come il come diciamo qualcosa è fondamentale per far sì che il cliente effettivamente comprenda la qualità, l'importanza del nostro prodotto. E quindi che partiamo il primo punto, il primo punto di una pubblicità efficace ha a che vedere con l'obiettivo. Lo diciamo sempre anche ai nostri studenti, non fate nulla finché non avete prima chiarito che cosa volete da quella pubblicità. E il primo obiettivo è spesso che si fa è quello di creare una pubblicità che mi porti traffico al sito, no? All'e-commerce, sì, ed è il primo punto. Magari molti di voi non hanno l'e-commerce, però dovete sapere che una delle leve pubblicitarie sono queste. Sono i classici magari annunci che vedete su Facebook o su Instagram, magari che magari vedete un prodotto esposto e poi la chiamata all'azione che vi porta a un e-commerce. No? Quindi questo è il primo obiettivo che normalmente si cerca quando abbiamo
quando facciamo una pubblicità. Il secondo obiettivo è quello di vendere un prodotto, e quindi sia online che offline. Perché? Perché nel momento in cui vogliamo vendere un prodotto lo possiamo fare sia direttamente online, sia invitando il nostro cliente a venire in negozio. In questo caso l'attenzione che dobbiamo sviluppare, insomma far sì che il cliente si concentri su un unico prodotto, e quindi non creare una comunicazione dispersiva ma focalizzata su un prodotto unico, giusto? Esattamente. Per esempio sono i classici annunci, no, che vediamo sempre su Facebook o su Instagram, dove magari ci viene proposto un prodotto e nel momento in cui facciamo click ci porta a una landing page, cioè una pagina di vendita specifica su quel prodotto dove il cliente può fare un acquisto. Ecco, ecco. Quindi questo, diciamo, è il passaggio tradizionale sul cercare di vendere un prodotto o un servizio specifico. Sì, possiamo dire che per tutti coloro che non hanno un sito o una landing page, questo tipo di comunicazione può anche riportare a WhatsApp, quindi anche invitare il cliente a contattarvi tramite WhatsApp per avere maggiori informazioni su quel prodotto. Potrebbe funzionare molto bene in questo periodo, visto che il tempo si sta volgendo forse al meno caldo, ecco, si avvicina l'autunno, ad esempio sui capispalla. Quindi presentiamo un capospalla, mostriamo che ci sono diversi colori e poi invitiamo il nostro cliente a contattarci su WhatsApp per avere maggiori informazioni su quel prodotto, o se abbiamo creato una promozione, per acquistare direttamente il capospalla. Sì, diciamo che mi hai anticipato, perché il terzo punto era proprio questo, no? Richiedere un contatto, cioè un formulario, chiedere la mail del cliente, appunto il contatto WhatsApp o telefonico anche spesso si chiede, no? Cioè fare in modo che il cliente, se è interessato, ci chiami direttamente nel punto vendita, perché noi siamo già belli pronti a rispondere e in qualche modo a soddisfare le curiosità del cliente. Certo. Quello che va per esempio anche tantissimo oggi quando facciamo degli annunci pubblicitari, questo proprio testato dai nostri studenti, sono le videochiamate. Sì. No? Quindi mentre moltissimi negozianti, quando il cliente chiede info, si limitano a rispondere in forma tradizionale, se voi siete molto più, diciamo, agguerriti e volete chiudere più in fretta, quello che vi consigliamo di fare è spesso la videochiamata, no? Sì. Quindi invitare il cliente a videochiamarvi, in modo che intanto vi fate vedere, quindi personal brand a manetta, come si dice. Sì. Mostriamo il prodotto attraverso la videochiamata e quindi è tutto più semplice. Sì, anche perché mostrando il prodotto riusciamo a far capire al cliente effettivamente quali sono le caratteristiche del prodotto stesso, nel senso che con la videochiamata riusciamo a superare le barriere relative al fatto che il cliente non può vedere e toccare con mano il prodotto, e quindi possiamo fargli vedere tutte quelle che sono le caratteristiche, le cuciture, i bottoni, se ci sono dei bottoni, insomma. Possiamo non solo descriverglielo a parole, ma anche farglielo vedere. Vedevo anche una domanda qui di Angelica, appena finiamo le slide vi rispondiamo senza problemi. Quindi a questo punto passiamo, ecco, qui vi ho fatto vedere un esempio, mentre stavo preparando queste slide mi è apparsa questa pubblicità appunto di questo software, no, per la fatturazione elettronica, dove facendo click mi ha portato immediatamente a lasciare la mia mail proprio per mettersi in contatto con me, eventualmente a parlare con un consulente per chiudere questa promozione, no? Quindi queste sono le tre, diciamo, grandi obiettivi che facciamo per la pubblicità. Una volta stabilito questo, passiamo con il primo punto della pubblicità, che è il famoso titolo magnetico. Ricordatevi che quando vediamo una pubblicità, la prima cosa che colpisce a nostro cliente è proprio la prima parte testuale che vede in alto della nostra pubblicità. Ecco che è importantissimo che, prendendo in considerazione questo argomento, prepariamo un titolo che vada subito a far capire al cliente il perché dovrebbe vedere la pubblicità e perché, insomma, darle l'attenzione necessaria, no? Sì, quindi dobbiamo graficamente scrivere un titolo che sia più grande, quindi che salti all'occhio, e con poche parole, proprio un titolo che potrebbe essere di 3-4 parole al massimo, che lo faccia fermare, ecco, e che attiri la sua attenzione. Qui abbiamo messo un esempio, una fotografia dove appunto l'abbiamo trovata molto simpatica, sul fatto che in questo cartellone c'era scritto buongiorno, hai già fatto colazione? Perché? Perché va proprio a far capire l'obiettivo del titolo, no? Cioè quello di generare nel cliente, come dicevamo all'inizio, qualche emozione, qualche curiosità, o faccia notare magari un problema che vuole risolvere. Quindi questo, come possiamo fare dei titoli accattivanti? Allora,
Una cosa che funziona tantissimo, che noi, sì, noi personalmente utilizziamo tantissimo anche con voi per qui per la pagina, è quello di usare i numeri. Cioè i numeri prima dei, dell'argomento, no? Sì. Quindi in questo caso questa diretta si chiamava proprio 5 mosse per creare una pubblicità a chiappa clienti. Perché? Perché questo numero qua è più, più attraente, cioè rende l'argomento più, diciamo, un valore percepito più alto. Sì, no? Perché? Perché in qualche modo stiamo quantificando tutta l'informazione o diciamo la promozione, l'occasione che andremo a dare al cliente. Ad esempio, tre outfit che devi assolutamente avere nel tuo armadio per essere sempre perfetta. O fantastico. Cinque accessori che puoi utilizzare nel tuo quotidiano. Ecco, in questo modo quantificando il tipo, la quantità appunto di informazioni, notizie, capi, accessori che mostriamo al cliente, stiamo dando un valore percepito più alto. Esattamente, no? Oppure i due capi più venduti della stagione con con dei prezzi super scontati, ad esempio. Quindi quantificare la nostra promessa ci permette di essere molto più attraenti. Su questo funziona tantissimo. Un'altra formula per poter creare dei titoli importanti è quello di utilizzare delle domande, ad esempio, no? Perché? Perché la domanda genera automaticamente in forma inconscia una risposta da parte, sì, del cliente. Sì. Anche questa è una tecnica che anche noi stessi utilizziamo tantissimo, ecco perché qualche diretta flash fa abbiamo creato questo titolo: come gestire i clienti difficili? Perché? Sì. Perché leggendo questa domanda automaticamente di riflesso, sì, inconsciamente il cervello insomma risponde, e quindi se la risposta è negativa, cioè andiamo a identificare un bisogno, il cliente si sente quasi chiamato di persona, no? Sei pronto per l'inverno? No. E quindi nel caso in cui il cliente dica nel secondo esempio, sei pronto per l'inverno? No, non sono pronto, quindi automaticamente solleviamo un bisogno e facciamo sì che il nostro cliente dica: ok, che cosa devo fare per prepararmi per l'inverno? Dimmelo tu che mi stai proponendo questa pubblicità. Ecco, quindi sì, solleviamo una domanda. A livello di copywriting, il titolo non è che serve per, in realtà, per vendere l'offerta. Il titolo serve per, diciamo, come chiave di apertura perché il cliente continua a leggere. Serve, certo. Cioè l'obiettivo massimo del titolo è fare che il cliente voglia sapere di più. Questo è, diciamo, l'obiettivo. Ecco perché spesso quando si fa una pubblicità, una comunicazione, un post, il titolo ha bisogno del suo tempo. Certo. Ecco che noi vi invitiamo a... devo creare un post, una pubblicità, eccetera. Il titolo mi metto lì con calma, ne scrivo uno, ne scrivo due, e poi magari vado a, perché no, rivedervi questa lezione e capire quale di questi due va a sollecitare magari qualche certo, interesse rispetto all'altro. E in questo caso capite come effettivamente è importante partire a monte, capire qual è il mio obiettivo, perché posso generare un titolo magnetico solo se ho ben chiaro qual è l'obiettivo che voglio raggiungere, no? Esattamente. Un'altra metodologia è quella di usare le famose parole magiche. Dovete sapere che in ogni settore ha chiaramente parole diverse. Noi nell'abbigliamento abbiamo stabilito, abbiamo visto che ci sono certe parole che hanno più appeal rispetto ad altre, no? Certo. Abbiamo messo qui un elenchino veloce, cioè utilizzare il gratis, che è fantastico. Cioè, gratis è qualcosa di super potente, no? Che non significa, insomma, che i prodotti li dovete regalare, semplicemente che magari utilizzare il gratis associato magari a qualche coupon, ritiro di qualche coupon, la partecipazione di un evento, certo, una consulenza dermocromia, cioè qualcosa che possa essere appetibile, esatto, per il cliente e legato chiaramente al vostro servizio e a che cosa state andando a proporre al cliente. Consegna stesso gratuita, e poi magari mettete con un minimo di spesa di, non so, potito 50 euro, certo, 100 euro. Quindi, come vedete, però la parola gratis ha questo appeal con il cliente, è potentissima, così come la parola esclusivi, no? Capi esclusivi, nuovi, certo, arrivi, ultimi, idem, molto potente, promozione, scopri, finalmente, solo, offerta, segreto,
trucchi, svendita, no? Spesso quando vogliamo fare un po' un fuoritutto, no? Sì. Svendita, insomma, questo. Sì, così come finalmente in negozio sono arrivate, è arrivata la nuova collezione, o finalmente in negozio sono arrivate le scarpe col tacco che stavate tutte aspettando, ecco. Questo è il fatto di dire finalmente, ci fa capire al cliente che c'è qualcosa che stava aspettando e che finalmente è arrivato in negozio. Certo, qui ci vorrebbe anche la parola nuovi, no? Nuovi arrivi, sono, sì, quelle parole, sì, che in qualche modo fanno sì che qualunque sia il tuo titolo sia più attraente rispetto a un titolo, insomma, improvvisato. Certo, no? Certo. Un'altra cosa, per esempio, qui abbiamo visto, mentre guardavamo qui su Facebook, queste slide, questa pubblicità qui di questa Academy, no, di inglese per, sì, bambini. Questa è una pubblicità ben fatta, perché hanno utilizzato prima di tutto una frase dolcetto e scherzetto, cioè questa è un'altra tecnica di comunicazione, cioè utilizzare una frase che in quel momento lì è molto molto in mente del cliente. Certo, certo. E utilizzare Halloween per poter poi proporre la propria offerta. Sì, vedete, no? Qui appunto come l'impostazione grafica è chiara, abbiamo pulita, Halloween, precisa, ben leggibile, scritto grande, quindi che richiama l'occasione del momento, e poi sotto abbiamo tutte gli indizi necessari perché il cliente possa essere interessato a leggere e a aderire alla promo che hanno organizzato. Esatto, per chi è in target, tipo noi che abbiamo tre bambini piccoli, questa pubblicità ci è sembrata, cioè, era perfetta, no? Perché era una cosa che toccava. Cavolo, cioè, interessante anche, sì, questa iniziativa. E l'immagine, anche, come vedete, l'immagine ben studiata, ben fatta, insomma, non è improvvisata. Ecco perché volevamo mostrarvi anche questa pubblicità qui. Un altro modo di utilizzare questo tipo di titolo magnetico è l'uso delle maiuscole o ingrandire le parole. Qui torniamo magari all'esempio di prima, come vedete non tutte le parole hanno le stesse grandezze. Certo, no? Quindi certo. La parola che richiamerà più l'attenzione, in questo caso Halloween, è stata molto ingigantita, no? Sì. Perché anche le dimensioni contano. Come, certo, certo, proprio perché il titolo deve attrarre l'attenzione, quindi deve essere più grande rispetto a tutto quello che andremo poi a spiegare sotto nel nostro volantino, ecco. Qui abbiamo messo un esempio promozionale che abbiamo visto sempre su internet, per esempio vendita promozionale, cioè si vede veramente bene anche lo sconto molto grande, proprio perché dovete ricordarvi anche che quando parliamo di comunicazione social, la maggior parte di persone vedono la nostra pubblicità attraverso lo smartphone, quindi immaginate lo spazio già ridottissimo, certo, che il nostro annuncio ha. Se in più scriviamo anche in piccolo, cioè la possibilità che il cliente non riesca proprio a leggere è altissima, sì, no? Questa è una cosa, per esempio, il negoziante non prende in considerazione molte volte, perché vede la pubblicità sul suo computer magari che è un 13 pollici, e poi non conta che quella pubblicità sarà vista su un pollice di 4, sì, 3 pollici, tenete insomma. Conto che la pubblicità solitamente su Facebook o Instagram è un 1080x1080 o 1200x1200, se parliamo di stories invece è un 16 noni, quindi sono sempre molto piccoli. Ecco perché è importante utilizzare, come dicevamo prima, un titolo magnetico più grande, e comunque mi raccomando, dal punto di vista visivo, cercare sempre di organizzare bene ciò che andiamo a scrivere e quindi dare il giusto spazio sia alle scritte che all'immagine, piuttosto ricaviamo dello spazio dividendo proprio il nostro, diciamo, volantino in due parti, o verticalmente o orizzontalmente, ma non andiamo mai a sovrapporre immagini e scritte per cercare di far stare più cose. Diamo proprio ad ogni frase, a ogni immagine, il suo spazio, ecco. Così creeremo una pubblicità pulita. E poi l'altra formula, no, del usa il come più il perché e il quando, insomma, sì, no? Quindi anche qui è una formuletta molto semplice che vi permette di creare dei titoli accattivanti, no? Non so, mi viene in mente come perdere 5 kg in 15 giorni. Sì, esatto, no? Quindi stiamo parlando sempre del come, il perché e il quando. Anche una formuletta molto semplice che vi permette di creare dei titoli che, quando il lettore, se è veramente in target,
lo acchiappate immediatamente, richiamandoci alla nostra, al nostro titolo, certo, no? Che certo. Tutte queste tecniche qui hanno questo obiettivo: fare in modo che quando magari non per tutti, ma quando intercettiamo un cliente che è veramente interessato a quello che stiamo per proporgli, immediatamente veda la pubblicità, no? Voglia sapere di più e partecipa alla nostra iniziativa. Certo, no? Certo. O a comprare il prodotto, o a mettersi in contatto con noi, o a che vada direttamente al nostro shop online, al nostro e-commerce, no? Dipendendo sì, da quello come che perdere fare. 5 kg in 15 giorni era un esempio pura perché è impossibile. Certo, però non era per giusto farvi capire che cosa si intende. Ecco, quando si parla di come, più perché, più quando, ecco. Poi foto, immagine, wow. Il terzo punto, anche qui è molto importante. Quando vogliamo fare delle pubblicità che funzionino, che acchiappano il nostro cliente, utilizziamo delle immagini che vadano a in qualche modo evidenziare l'argomento che stiamo trattando in quella pubblicità, che mostrino direttamente il prodotto che stiamo promuovendo, certo. Insomma, che sia in linea. Potrebbe sembrare scontato, ma spesso facciamo delle pubblicità e poi mettiamo una foto istituzionale che troviamo, sì, magari su internet, e questa cosa non funziona. Un'altra cosa, vera e autentica, significa che quello che funziona tantissimo oggi sui social è quando voi nelle vostre pubblicità, nei vostri annunci, vi fate vedere o fate vedere il vostro punto vendita, se fate una foto a un capo che si capisca che sia dentro il vostro negozio di abbigliamento. Sì, perché il personal branding oggi paga moltissimo, cioè il cliente cerca un maggior contatto con il negoziante e nel momento in cui trova dietro a un negozio una persona, quindi il negozio viene identificato, beh, diventate il suo punto di riferimento, e quindi anche il fatto di vedervi in foto gli permette di capire immediatamente che siete voi, ecco. Sì, poi pensateci un'altra cosa, no? E poi alta qualità, terzo punto, che cioè, tra l'altro è importantissimo, scusate, sì, ma perché spesso vedo foto molto sgranate o di bassa qualità, ecco, piuttosto meglio non metterla la foto, quindi se dobbiamo utilizzare un'immagine o una foto, o andiamo a scattare un'immagine che sia di buona qualità, se invece dobbiamo andare a recuperare un'immagine da internet, beh, cerchiamo sempre immagini con alta qualità, in maniera che nel momento in cui andiamo poi a pubblicare la nostra il nostro post, l'immagine sia ben visibile e non sgranata, anche perché questo ci penalizza anche dal punto di vista di visibilità, nel senso che Facebook o Instagram che si voglia, diciamo che in qualche modo penalizza le immagini che non sono di alta qualità, quindi non solo per il cliente diventa meno attraente quella pubblicazione, ma anche non siete, diciamo, in qualche modo supportati dall'algoritmo. Adesso qua abbiamo selezionato un paio di foto che abbiamo trovato su internet, su Facebook in questo caso, però dovete sapere che quando vi mostrate sui social generate due effetti, no? Da una parte chi vi conosce già, cioè i clienti già vostri, vedendovi immediatamente interagiscono, quindi magari fate la pubblicità o fate magari caricate un post che, ripeto, si vende sempre, quindi o stiamo promuovendo un prodotto o stiamo promuovendo il nostro negozio, ma siamo sempre in costante promozione. Che succede? Succede che il cliente che vi conosce interagisce, quindi magari vi mette un like, vi lascia un commento, condivide la pubblicazione, la pubblicità, e questo ovviamente a livello di algoritmo vi dà una visibilità molto più grande. Da un'altra parte, chi non vi conosce ma vi vede immediatamente percepisce quella che si definisce un brand umano, no? Cioè un certo brand dove dietro c'è una persona, c'è tanta passione, c'è una persona che proprio garantisce il proprio negozio mostrandosi, utilizzando il proprio personal brand. Quindi l'effetto di farvi vedere sui social è veramente potentissimo. Quindi che avviate un negozio di abbigliamento maschile come questo qui, l'esempio di destra, o abbigliamento, in questo qua è un negozio specifico di Milano che vende i turbanti specificamente, mm-hmm, no? Sì, su materiali particolari, però umanizza la marca, ecco, questa cosa qui è veramente potente a livello di branding. In caso non riusciate o non vogliate farvi vedere sui social, mettere la vostra fotografia, la vostra propria immagine, cercate comunque che l'immagine che mostrate sia un'immagine, come dicevo, che non passi inosservato, ecco. Che non significa ovviamente andare proprio dalla parte opposta, ma cercare sempre di capire questo, no? Cioè che il cliente dopo il titolo cercherà di capire di che si tratta, e l'immagine, certo, come si dice,
un'immagine vale comunica più di mille parole, per cui un'immagine fatta, studiata, pensata aiuterà sicuramente la nostra pubblicità ad essere molto più acchiappa clienti, come diciamo. Anche perché l'immagine a livello di impatto visivo richiama molto, quindi un titolo, come dicevamo prima, un titolo grande, magnetico, un'immagine sicuramente attraggono l'attenzione e invitano il cliente a fermarsi e a leggere quello che c'è scritto dopo. E poi arriviamo all'offerta, no? Quindi facciamo un recap velocissimo. Abbiamo detto titolo, prima l'obiettivo, vabbè, certo, però qui a volte è facile, no? Vogliamo vendere un capo, un prodotto, vogliamo lanciare una promozione, perfetto. Punto numero due, titolo, abbiamo detto. Sì. Cercate di che il titolo sia bello grande, che si veda bene e che ci sia una bella promessa, no? Sì. Secondo punto, abbiamo detto l'immagine. L'immagine la ricerchiamo, la facciamo noi in negozio, abbiamo uno smartphone di ultima generazione, abbiamo un iPhone fantastico, ci garantisce una fotografia già fatta bene, perfetto. Arriviamo alla parte dell'offerta. Sì. E qui ci sono tre punti da prendere in considerazione. Tre punti che spesso penalizzano le nostre conversioni. E ve lo diciamo proprio perché vediamo questi errori anche spesso nei nostri studenti. Prima cosa, che l'offerta che lanciate, la promo che lanciate, deve essere unica. Certo. Rispetto a chi? Rispetto alla concorrenza. Per cui fate sempre attenzione. Per esempio c'è un sito che si chiama Facebook Library. O library, non so come vogliate pronunciare. E attraverso Facebook Library potete vedere tutti gli annunci pubblicitari chi ha un negozio di abbigliamento nella vostra zona, ad esempio, no? Questo vi può permettere di capire da subito chi altro sta utilizzando, certo, o sta facendo pubblicità su Facebook nella mia zona. E da lì capire se l'offerta, la promozione che voglio fare è qualcosa che gli altri non stiano già proponendo. Certo, quindi ci permette anche di creare un'offerta differente rispetto a quello della concorrenza. Deve essere differente, perché, ripeto, così come noi facciamo pubblicità, anche la nostra concorrenza fa pubblicità. E se per qualche motivo lanciamo una pubblicità simile, uguale a qualcosa che magari una settimana fa il nostro concorrente ha lanciato, è normale che le nostre conversioni saranno minori, molto più bassi. Secondo punto, deve essere conveniente, e anche qui un altro punto importante, non significa avere il prezzo basso, attenzione, conveniente, cioè, significa semplicemente che a livello di percezione, adesso vi mostreremo un po' di esempi comunque, a livello di percezione il cliente deve percepire che, diciamo, la cifra che state chiedendo ha come ricompensa un valore enorme, no? Ecco perché spesso si dice abituati a proporre offerte, non prodotti singoli, no? Quindi che il tuo prodotto abbia un'offerta completa, certo, magari con qualche servizio annesso. Adesso vediamo qualche esempio. E poi che sia limitato, ovviamente, sì, l'offerta. Limitata, quindi pochi giorni, quindi che l'offerta che state proponendo sia per pochi giorni, limitata nel tempo, oppure pochi capi, una limitazione a livello di quantità, più che... Ecco perché anche qui diciamo sempre, così come il titolo ci va il tempo necessario, anche per comporre la vostra offerta ci va lo stesso tanto tempo, perché capendo che la mia offerta deve avere un valore percepito altissimo, devo chiedermi che cosa posso aggiungere, no, a questo capo, come lo posso arricchire in modo che il cliente, certo, quando vede la mia offerta dica wow, lo voglio subito. E vediamo qualche esempio. Ho trovato per esempio una pubblicità qui di questa palestra. Questa palestra, per esempio, si poteva limitare semplicemente a dirvi iscrizione a 35 euro al mese, ma hanno confezionato un'offerta, infatti mette in evidenza un anno, quindi il tempo. Sì, il lasso di tempo. Due corsi, che è scontato, però intanto te lo mettono, certo, corsi. Due piscine, che anche lì magari il usufrutto della piscina era scontata, magari per tutti gli abbonati, però devo metterlo perché sto arricchendo l'offerta. Certo. Tre palestra, no? Quindi hai tre servizi al prezzo di uno con il prezzo finale, quindi questi 35 euro al mese hanno comunque, certo, una percezione diversa rispetto a un'altra palestra che magari mette soltanto iscrizione 35 euro al mese, certo. Ecco perché è importante, c'è una frase molto famosa nel marketing, dice le parole nel marketing contano, quindi ogni parola messa nel posto giusto, soprattutto a livello di comunicazione, fa totalmente la differenza. E vi mostriamo un altro esempio che in realtà non so se è un meme, però è una, sì, cosa che secondo me rende precisa l'idea, che è questa. O meglio, ci fa capire appunto come è possibile realmente andare a confezionare, cioè a trovare sempre delle qualità in più ai nostri prodotti o all'offerta che vogliamo andare a proporre. Questa prossima immagine che vi mostriamo è un'immagine che
parla proprio di questo, cioè di come proporre la mia offerta con un valore percepito molto più alto, e del seguente, no? Dice: offerta del giorno per il caffè. Leggete bene con attenzione, eh? Dice: latte freddo, bicchiere d'acqua, zucchero no limits, tovagliolo, cucchiaino e piatto, giornale del giorno, chiacchierata informale con valenza di supporto pediatrico o psichiatrico, wifi, bagno, informazione sul tempo, no? Solo un euro. Cioè, questo meme, adesso non so se è vera, non ve, l'abbiamo trovata sul web con Cassandra nei giorni scorsi preparando questa lezione con voi oggi, ed è precisa proprio per questa argomentazione, no? Quindi, perché? Perché ti fa rendere conto di quante cose con questo prezzo finale otterrai, e il negoziante spesso questa cosa la bypassa, no? Spesso per fretta, e non perché non voglia fare, certo, le cose bene, per fretta o perché magari non, semplicemente sì, non, magari non ci si pensa, ecco, che in realtà confezionando l'offerta in modo più completo, facendo notare al cliente ciò, quelle cose che per noi possono sembrare anche un po' scontate, in realtà aumentiamo il valore percepito dell'offerta rispetto al prezzo, e quindi aumentiamo anche la possibilità di conversione, cioè il fatto che poi il cliente faccia quello che noi desideriamo, fondamentalmente l'acquisto. E non si tratta per forza di aggiungere, perché in molti casi si tratta soltanto di chiedersi che cosa stiamo già dando al cliente. Certo. Perché spesso magari ci sono dei negozianti che danno già magari la consegna a domicilio gratuita, no? Ci sono dei negozianti che danno già il servizio di sartoria gratuita. Sì. No? Il cambio, no? Il cambio nei 30 giorni, ad esempio. E tutte queste cose, però il negoziante spesso non la comunica nella sua offerta, e quindi sta perdendo di opportunità. Perché se io al contrario mi faccio una lista delle cose che ricevo, che il cliente riceve già di per sé comprando dal mio negozio, la mia offerta, vi posso garantire che sarà un'offerta molto più attraente rispetto all'offerta della concorrenza, perché è sempre con la concorrenza che dobbiamo fare i conti, alla, certo, fine, no? Certo. Quindi questo. E per ultimo, dopo l'offerta c'è la, diciamo, la parte molto importante, anche questa è una parte che vi invitiamo sempre a non perdere, insomma, non perdere d'occhio, perché spesso non si utilizza quest'ultima parte, che è la chiamata all'azione, cioè quella frase finale nella nostra pubblicità, nel nostro annuncio, che deve portare il cliente a fare un'azione. Ora, certo, quando parliamo di annunci sui social, questo è già facilitato, perché quando fai un annuncio su Facebook o su Instagram automaticamente devi tu inserire, no, una chiamata all'azione, sì, che spesso è sapere di più, compra, o più informazioni. Però anche qui bisogna scegliere. Sì, nel momento in cui vado a fare la sponsorizzazione devo scegliere come voglio che il mio annuncio appaia, quindi non sempre chi sponsorizza poi utilizza, diciamo, questa opzione, invece è molto importante andarla ad utilizzare. Quindi se creiamo magari un post e non la sponsorizziamo, quel post lì deve avere una chiamata all'azione, quindi vienici a trovare. Se per esempio sto mostrando un capo e la trova sul mio sito internet e non voglio sponsorizzare, ma ci deve essere una frase comunque, certo, che dica: lo trovi nel nostro shop online, magari il www. È la direzione corretta. Oppure se vogliamo che il cliente venga in negozio, come diciamo prima, come obiettivo, beh, nella nostra pubblicità, nel nostro post, ma anche in una history, esempio, no? Faccio una history che è sempre una pubblicità. Una history che magari inizia con una frase che può essere il nostro titolo d'impatto, no? Una history dove magari faccio vedere un prodotto e do, certo, anche il prezzo, magari ricordo quali sono i servizi in più che diamo, e quando chiudo, beh, ci deve essere per forza un: se siete interessati, se volete sapere di più, veniteci a trovare, ci troviamo in via Roma numero 15. Ma ci deve essere sempre, se non c'è quella frase finale, il cliente non fa niente. Sì, lasciamo quasi, potremmo dire, la nostra pubblicità, il nostro annuncio a metà. Non stiamo dicendo effettivamente al cliente cosa deve fare, e il fatto di non dirlo spesso fa sì che poi il cliente non lo faccia. Invece dire esplicitamente al cliente cosa fare lo stimola in maniera inconscia a compiere l'azione, appunto. Esattamente, qui abbiamo fatto un paio di esempi, no? Per esempio questa palestra qui che dà un regalo per il cliente, giustamente sotto c'è scritto: contattaci adesso
Per cui, ripeto, questa parte qua è una parte che anche noi all'inizio non sembrava così importante, in realtà marca tutta la differenza. Se non c'è una chiamata all'azione, il cliente non si muove. Oppure questa palestra, che è quella di prima, che uguale, diceva appunto: vienici a trovare e prova la palestra Corsi e Termarium, no? Ma la chiamata all'azione ci deve essere sempre, altrimenti non c'è azione da parte del cliente. E queste erano le cinque passi, sì, che volevamo mostrarvi. Vediamo un po' se io qui riesco a togliere questo. Ok, fantastico. Quindi abbiamo detto titolo, immagine, offerta con una percezione alta e chiamata all'azione. Sono questi quattro punti, oltre all'obiettivo iniziale ovviamente, che vi invitiamo a prendere in considerazione sempre, ogni volta che fate una pubblicità cartacea, ogni volta che fate un annuncio su Facebook, ogni volta che fate anche una history, come diciamo prima, ogni volta che fate anche una diretta, no? Noi stessi in questo momento stiamo esattamente seguendo gli stessi passi per comunicare con voi, perché è proprio una sequenza di comunicazione persuasiva che dovete applicare in ogni vostro discorso, in ogni vostro contenuto. Sì, dobbiamo fare interessare e coinvolgere il nostro cliente in maniera che voglia appunto conoscere di più o sapere dei nostri prodotti, dei nostri capi. Esatto. Prima di rispondere alle vostre domande, sì, bisogna dirglielo. Perché dovete sapere che a partire da lunedì prossimo, che vi ricordo anche lunedì quando 31, okay, lunedì 31 ottobre, avrete finalmente la possibilità di iscrivervi a cosa? Di potervi iscrivere al prossimo workshop online della Visual Academy. Eh sì, un eventone, diciamo. Stiamo preparando questo workshop online dove vi mostreremo le ultimissime strategie di visual e di marketing per aiutarvi a attrarre più clienti, a vendere e a fidelizzare i vostri, per cui massima attenzione, preparatevi. Lunedì prossimo, sempre nella diretta flash di lunedì prossimo, vi potrete iscrivere. L'iscrizione è totalmente gratuita. Apriremo un piccolo gruppo su Facebook per, insomma, gruppare le persone che sono veramente interessate a questo argomento del visual e del marketing, e potrete, insomma, beneficiare di queste due ore di workshop dove vi mostreremo casi studi, perché noi lavoriamo solo con negozi di abbigliamento. Dovete sapere che questo è il nostro grosso differenziale, il nostro grosso attributo rispetto agli altri, e quindi andremo proprio a mostrarvi che cosa in questo 2022 ha funzionato di più, che cosa sta per arrivare, perché noi, come, insomma, diciamo influencer di questo settore, cerchiamo sempre di vedere anche al di là, non soltanto il mercato italiano ma anche quello internazionale. Dovete sapere che io lavoro nel mercato fuori, non qui in Italia, quindi vi cercheremo di dare quello che funziona adesso e quello che sta per arrivare, in modo che siate super pronti e insomma possiate in qualche modo superare la vostra concorrenza. Ricordatevi che in questo momento la concorrenza è l'ostacolo più grande, che non ci permette spesso di vendere come vorremmo. Certo. E quindi lunedì prossimo vi daremo, insomma, tutte le informazioni per partecipare poi al workshop, e vi sveleremo anche il titolo del workshop. E questo lo lasciamo alla fine, lo lasciamo sempre per lunedì, insomma. Sì, perché... Quindi scrivetemi nell'agenda: lunedì prossimo ore 14 mi devo assolutamente iscrivere al workshop della Visual Academy, ok? Iscrizioni saranno limitate, perché vogliamo soltanto un piccolo gruppo per poter anche interagire, insomma, con chi è veramente interessato. Per cui, insomma, è notizione, penso. Stiamo lavorando tantissimo in questi ultimi giorni su questo workshop. È venuto veramente una chicca tremenda. Quindi, se avete un negozio di abbigliamento, già ci seguite sui social, insomma, e volete portare il vostro negozio di abbigliamento a livello successivo, è il momento. Lunedì prossimo, ore 14, vi potete iscrivere. Fantastico, giusto? Fantastico, sì.